Ed eccoci nuovamente in diretta, telespettatori, per questo appuntamento di Buongiorno Dottore. Allora andiamo subito a presentare l'ospite in collegamento video con noi, non prima di avervi dato i numeri di telefono 011 06 00774, il numero per chiamare e parlare con il nostro ospite che avete già visto, perché la regia gli ho fatto uno scherzetto e l'ha messo in onda, ma è tornata prontamente su di me. SMS e WhatsApp 348 80 40 254. E allora abbiamo già visto e salutiamo con piacere il dottor Maurizio Rodio, chirurgo vascolare, ben trovato con noi. Grazie, grazie, grazie mille. Che piacere rivedervi. Allora, sani e salvi. Sani e salvi. Insomma, tocchiamo ferro, ma no, per il momento va tutto bene, almeno per quanto ci riguarda. Qualcuno fuori magari proprio non benissimo sta, però insomma, cerchiamo di tirare avanti e proseguire con questa nostra cavalcata verso, insomma, verso la vita e verso le cose belle, si spera. Allora, dottor Rodio, intanto io volevo parlare dei problemi alla circolazione. Soprattutto il nostro capitoletto è sanguigna, perché chiaramente la circolazione sanguigna, per distinguerla da quella stradale, giusto per... Però volevo specificare la situazione delle gambe, perché sento spesso delle lamentele così nelle persone con cui parlo, di gambe che sono stanche, che non si riescono a riposare nemmeno nel momento in cui ci si sdraia, chi le sente più fredde del solito, più calde. Allora, volevo capire un po' cosa succede alle nostre gambe e ai nostri telespettatori. Allora, quando ci sono dei pazienti che riferiscono dolore, tensione, calore, bruciore alle gambe, crampi durante la notte, crampi al mattino, quando si cammina, dobbiamo classificarli come pazienti che soffrono di insufficienza venosa. Cosa vuol dire? Il sistema venoso è dotato di valvole. Queste valvole coercizzano il sangue ad andare verso il cuore, quindi andare in salita, perché devono andare dai piedi, dal dorso del piede fino al cuore, attraverso una rete vascolare superficiale profonda che ci garantisce ovviamente il benessere delle gambe. Nel momento in cui queste valvole cominciano a cedere, vuoi per un problema di peso, vuoi per un problema ereditario, di predisposizione individuale, vuoi per un tipo di lavoro particolare che uno fa durante la propria vita, queste valvole cominciano a sfibrarsi, cioè non hanno più quella forza di stimolo a livello della parete venosa di drenare il sangue verso il cuore. Ora, cosa succede? Succede che nel momento in cui c'è questo tipo di problema, compaiono, non sempre, però spesso compaiono questo tipo di sintomi, tra cui l'edema, tra cui il bruciore, il gonfiore, il crampo notturno o durante il giorno, perché ovviamente queste valvole, non permettendo un tragitto corretto da parte del corpo umano, dell'asse venoso, determina un ristagno di sangue. Questo ristagno crea appunto la stasi venosa. Questa stasi venosa si manifesta attraverso questi segni. Cosa fare? Intanto bisogna andare dal medico di base, manifestare questi sintomi. Il medico di base normalmente indirizza il paziente verso uno specialista vascolare, un chirurgo vascolare angiologo, il quale chirurgo vascolare angiologo cosa fa? Fa un esame clinico, fa camminare il paziente, cerca di vedere ed evidenziare se ci sono degli edemi improntabili, se l'arto è caldo, se l'arto è normo perfuso, cioè ha un flusso regolare ematico periferico. Dopodiché, dopo l'esame clinico, si passa all'esame strumentale. L'esame strumentale che si svolge attraverso l'utilizzo di uno strumento che si chiama Eco Color Doppler. Cosa fa l'Eco Color Doppler? L'Eco Color Doppler
permette di evidenziare sia il flusso che la morfologia del vaso, cioè si riesce a evidenziare se queste valvole hanno un difetto o meno durante la respirazione, durante le manovre che noi chiamiamo del valsalva, cioè un colpo di tosse, noi diciamo sempre al paziente di spingere come se si contraessero i muscoli addominali per capire se il sangue torna indietro, perché nel momento in cui le valvole non funzionano, il sangue venoso ha un andamento anarchico, cioè va un po' dove vuole. È chiaro che nel momento in cui si evidenzia questo tipo di problema, la prima cosa che deve essere fatta da parte dello specialista è stimolare il paziente ad indossare delle calze elastiche. Queste calze elastiche cosa fanno? Che è fondamentale. Molti dicono, ah dottore, sono calze brutte. Non è vero, ci sono delle calze di recente formazione e costituzione che sono belle, sono estetiche, sono elastiche, e all'interno di queste calze elastiche c'è del cotone. Questo cotone elasticizzato permette di ridurre al massimo quello che può essere l'eventuale sensibilità allergica delle gambe. Quindi la calza elastica è fondamentale. Ci sono vari tipi di calze elastiche, c'è il collant, c'è il gambaletto elastico, per parlare di prevenzione, quindi per chi ha dei sintomi e quindi degli edemi periferici, bisogna prendere delle calze preventive, proprio per ridurre questi sintomi e per mettere in riga, come si suol dire, la circolazione nel modo più idoneo. Quindi queste calze devono essere prescritte non dal farmacista, non dal negozio ortopedico, ma da noi specialisti, che si parte da una contenzione che volgarmente il popolo dice 70 denari, che invece noi distinguiamo non i denari ma i millimetri di mercurio, cioè quelle calze che contengono l'equivalente di 70 denari, che sono tra 10 e 15 mm di mercurio, oppure quelle calze che sono un po' più forti e quindi si trasformano in 140 denari, che per noi i millimetri di mercurio va da 16 a 18 mm di mercurio. Quelle sono le calze importanti da indossare. Ovviamente, se il paziente, ipotesi, nel momento in cui la circolazione, l'ecodoppler dà una trombosi ad esempio, cioè una chiusura di un vaso venoso, e quindi c'è una trombosi venosa profonda, allora si passa alle calze terapeutiche. Quindi parliamo di calze terapeutiche monocollant, prima classe, seconda classe o terza classe. Normalmente per una trombosi venosa profonda parliamo di una prima classe, anche perché è una classe che il paziente indossa volentieri, perché se si passa ad una seconda classe, quindi superiamo i 25-30 mm di mercurio, diventa difficile la sopportazione da parte del paziente. Ovviamente questo dal punto di vista circolatorio sintomatologico. È chiaro che nel momento in cui si presentano delle vene varicose che devono essere risolte, perché sappiamo che la vena varicosa col tempo si trasforma in trombosi, cioè si coagula all'interno questo vaso, allora a quel punto si ricorre alle procedure o endovascolari attraverso laser o attraverso la radiofrequenza, cioè sono metodiche che coagulano all'interno il vaso da trattare, oppure si passa alla chirurgia classica di cosiddetta safenectomia, che io personalmente utilizzo in modo mini invasivo, mini traumatico, in modo da togliere la safena, non mettere punti di sutura e mandare a casa il paziente con una calza elastica che si chiama Struva 35 da tenere per 7 giorni, dopodiché il paziente ritorna, si rifà l'ecodoppler di controllo e si toglie la calza e il paziente può ritornare al lavoro senza nessun problema. Allora, 011 06 00 774 il numero per le chiamate, 348 80 40 254 per sms e WhatsApp.
Senta, invece parlando del mese di ottobre che sta per entrare, è un mese che è un po' particolare perché si possono fare dei piccoli interventi in questo periodo sui vasi sanguigni, sui capillari più che i vasi sanguigni. Quindi, assolutamente. È proprio così, e questo è il momento giusto per affrontare un piccolo intervento di questo tipo, o è meglio tergiversare e farlo più in là? E soprattutto ai tempi, ahimè, del Covid, in questi momenti, come agite voi chirurghi vascolari? C'è la possibilità di effettuare visite e quant'altro? Assolutamente sì. Appunto adesso ci spostiamo sul sistema venoso superficiale, che sono i cosiddetti capillari o teleangiectasie. Le teleangiectasie, quello di cui lei parlava, e si risolvono attraverso la cosiddetta terapia sclerosante. La terapia sclerosante non è altro che una sostanza che viene iniettata all'interno del capillare o della venula da trattare, che nel momento in cui si inietta la sostanza, la vena si chiude, cioè si crea una microflebite chimica, e quindi tende a chiudere. Quindi dal punto di vista sia cosmetico che funzionale, se vogliamo togliere una vena o un capillare che non funziona, si tratta in questo modo. Il periodo proprio comincia adesso, da ottobre in avanti, fino alla fine di maggio. Perché? Ovviamente, perché non essendo più caldo, si suda anche meno, il sangue è meno ispessito. Quindi, siccome all'interno di questi capillari c'è del sangue, bisogna eliminarlo attraverso appunto la siringa che inietta la sostanza che sclerotizza, che chiude, attraverso appunto questa metodica che io personalmente agisco attraverso il transilluminatore, dove sul mio sito web c'è proprio uno YouTube dove si vede che tipo di terapia sclerosante viene fatta. Il transilluminatore, che appunto è uno strumento a forma di ferro di cavallo, dove al di sotto di questa superficie ci sono dei LED di vari colori. Questi LED, posizionati sul vaso da sclerotizzare, evidenzia la vena nutrice, cioè quella vena, ecco, vedete, è stata presa in pieno. Questa vena permette chiudendola riduce l'apporto di sangue in superficie, e quindi, chiudendo anche i capillari successivamente, permette una durata molto maggiore nel tempo di un risultato cosmetico. Quindi, quando si dice: ma io, dottore, ho trattato già i capillari con la terapia sclerosante, ma dopo qualche mese mi è ricomparso, in realtà con questa metodica il problema si risolve. Quindi si riesce a ripulire molto bene la superficie da trattare senza nessun problema, insomma. Quindi si riesce a ripulire bene il capillare, quindi farlo scomparire, e quindi dare un effetto cosmetico assolutamente insomma gradevole. Quindi ci sono tanti pazienti, soprattutto donne, anche uomini, però da me vengono su 10 pazienti 9 donne e un uomo. Anche l'uomo, soprattutto quelli che fanno sport, che si depilano, e quindi non so, fanno attività ginnica o corsa, oppure ciclismo, dove in superficie compaiono questi capillari. Comunque, normalmente la donna, utilizzando la terapia ormonale estroprogestinica, quindi la pillola anticoncezionale, e le gravidanze, peggiorano questa situazione. È chiaro che c'è anche una predisposizione individuale. Attraverso questa metodica si riesce a dominare assolutamente la diffusione dei capillari. È chiaro che la terapia sclerosante da sola è importante, ma non è sufficiente, perché poi bisogna contemporaneamente assumere un prodotto naturale che viene
preso viene dato al paziente per i mesi in cui si tratta con la terapia sclerosante, in modo da dare una maggiore tonicità a carico della parete vascolare, e quindi il sangue è molto più veloce nel defluire verso il sistema venoso profondo e quindi verso il cuore. Per cui, voglio dire, gli argomenti sarebbero tanti. Ci sono anche delle terapie sclerosanti con la cosiddetta schiuma, che vengono utilizzate soprattutto negli ultimi 3 anni per chiudere le vene un po' più importanti. Viene preparato da noi vascolari questa schiuma, questa sostanza sclerosante viene preparata e quindi iniettata all'interno del vaso, che se è più grosso riesce a chiudersi con più efficacia e quindi ad avere un risultato molto più importante che iniettando una sostanza sclerosante che magari è la stessa che viene utilizzata per i capillari senza la preparazione. Quindi la schiuma crea una maggiore, è come un cocktail, insomma, come un cappuccino, voglio dire. C'è questa schiuma che crea per il cappuccino un sapore molto più buono, mentre per il vaso venoso da trattare un'aggressività maggiore tale da chiudere definitivamente il vaso varicoso che si vuole eliminare con la terapia sclerosante. Quindi non c'è bisogno di fare anestesie locali, si fa in un quarto d'ora, 20 minuti in ambulatorio, poi il paziente torna a casa senza nessuna limitazione. Senta, dottore, diceva che per le donne i capillari possono anche in qualche modo peggiorare nella loro situazione a causa di gestazione, progestinici e quant'altro. Mi chiedevo, certo, invece nell'uomo la comparsa di questi capillari può peggiorare, può portare ad altre problematiche, o è solo una questione quanto mai estetica, perché insomma si vede questa fioritura sulle gambe? Allora, l'uomo ha il vantaggio di avere i peli sulla gamba, quindi spesso viene coperto dal pelo e quindi non si nota, però il capillare oggi nell'era moderna si vede di più, perché molti uomini si depilano, vuoi perché non gli piacciono i peli, vuoi perché sono più comodi facendo sport, quindi il sudore è meno gravoso non avendo peli che crescono sulle gambe e sulle cosce, e quindi si vedono più questi capillari hanno una valenza squisitamente estetica, cioè sono brutte da vedere, però è possibile, ripeto, risolvere il problema con questi metodi, che ormai sono metodi standardizzati e validati dalla nostra società di chirurgia vascolare ed endovascolare, che ci permettono di andare sul sicuro, perché ovviamente quello che è la validazione è in relazione anche alle complicanze. Chi si sottopone a questo tipo di trattamento raramente può avere uno shock anafilattico, raramente, ma ci devono essere degli evidenti notizie anamnestiche, cioè noi il paziente prima di trattarlo chiediamo se hanno allergie, se soffrono di asma bronchiale allergica, se hanno avuto dei problemi in passato, però è rarissimo, cioè un evento veramente raro. È chiaro che il chirurgo vascolare che fa questo tipo di trattamento deve avere sempre una sostanza cortisonica, antistaminica in emergenza per qualunque ragione. Se mai si dovesse presentare un problema di questo genere, si interviene dal punto di vista farmacologico in modo importante. Un'altra cosa altrettanto importante è il trattamento scleroterapico. Oggi viene spiegato al paziente, e soprattutto il paziente firma il cosiddetto consenso informato, che una volta non si faceva firmare perché non era un intervento chirurgico. Oggi, dal punto di vista medico legale, è importante che il paziente sappia a cosa viene sottoposto e quindi ad accettare qualunque cosa attraverso il consenso informato, come fosse un intervento chirurgico. Allora, quindi, dottore, è importante.
011 06 00 774 per le telefonate e 348 80 42 54 per SMS e WhatsApp. Allora andiamo con i messaggi di testo. Eccoli. Buongiorno dottore, tutta l'estate ho sofferto di pesantezza alle gambe, prendo 4 compresse al giorno di Daflon 500, ma non ho avuto beneficio, devo continuare a prenderle? Sono stata operata di safena 25 anni fa, ho 73 anni, ho le gambe macchiate di marrone da parecchi anni, non vanno più via? Grazie. Beh, Daflon 500, 4 compresse al giorno, mi sembra un po' un eccesso. In realtà il fatto che non abbia avuto nessun beneficio vuol dire che non serve a niente, quindi fa prima sospendere il Daflon e a mettere le calze elastiche. Le calze elastiche sembrano una sciocchezza, ma sono fondamentali perché sono studiate per drenare passivamente il sangue dalle dita dei piedi in profondità, verso la coscia, verso il cuore, perché sono cosiddette calze elastiche graduate, per cui è fondamentale che chi ha un tipo di disturbo come a lei signora deve indossare la calza elastica, magari indossi un 70 denari, quindi un 10-15 mm di mercurio, perché sicuramente se ne avvantaggerebbe. Fare attività sportiva, soprattutto in acqua, acqua gym, acqua bike, nuoto, è importante. Camminare, altrettanto importante. Una cosa fondamentale è bere. Deve bere, signora, perché dopo i 70 anni, 75 anni, la sensazione della sete diminuisce. Quindi bisogna imporsi la idratazione fino a un litro e mezzo, due almeno al giorno, per poter avere un sistema circolatorio molto più efficace, perché il sangue è molto più liquido bevendo tanto, perché si urina, quindi dal punto di vista funzionale i reni funzionano a pieno ritmo e contemporaneamente il suo sangue riesce a circolare meglio. Quindi calza elastica, beva tanto e sospende il Daflon, perché in questo caso rischia di intossicarsi, considerando che il Daflon non è un prodotto naturale ma un prodotto chimico di vecchissima data, per cui 4 compresse al giorno ritengo che sia assolutamente sproporzionato e spropositato al suo problema, che peraltro non le ha portato nessuna risoluzione. Senta, al di là delle calze elastiche, visto che comunque da quanto ho capito abbiamo poi un problema in realtà di valvole, sì. Quindi al di là delle calze elastiche, quali misure dovrebbe adottare una persona e soprattutto quali visite dovrebbe fare per capire poi come procedere in seguito? Certo. È chiaro che non si può andare dall'estetista, non si può andare dal chirurgo estetico, non si può andare dal plastico, non si può andare dal fisiatra, ma bisogna andare da chi si occupa di patologie venose, cioè dall'idraulico, non dall'elettricista, neanche dal falegname. Per cui quello che noi sempre diciamo ogni qualvolta ci viene richiesto, anche spontaneamente, il paziente che ha disturbi vascolari, quindi pesantezza, gonfiore, edema, oppure ha dei disturbi estetici, dei fastidi estetici visivi, cosmetici, bisogna rivolgersi al chirurgo vascolare angiologo, il quale chirurgo vascolare fa uno screening clinico, cioè chiede al paziente tutta una serie di notizie per capire qual è la causa di questa comparsa di vene varicose o di capillari, e nello stesso momento esegue anche l'eco color doppler venoso degli arti inferiori. L'eco color doppler venoso degli arti inferiori, come abbiamo sempre detto, ha due funzioni, di immagine e di flusso. Quindi l'eco dà questa immagine del vaso e il flusso, il doppler, evidenzia il flusso che decorre all'interno del vaso. Quindi l'eco color doppler è fondamentale per fare una diagnosi di certezza. Ecco, questo è il vaso, questo rosso è il flusso,
quella specie di righette bianche sotto il blu, quelle righette bianche che vanno da una parte e dall'altra del flusso rosso, è la parete venosa, venosa o arteriosa ovviamente, però comunque il vaso è fondamentale, quello che circola all'interno, cioè il sangue, e quindi di là noi riusciamo a capire se c'è un intoppo, se c'è una chiusura, se c'è un restringimento o una dilatazione. E l'eco Doppler, per chi lo sa eseguire, per chi è esperto, è un esame rivelatore di patologie che vogliamo andare a cercare. Quindi è fondamentale, l'eco color Doppler è fondamentale e ovviamente deve essere eseguito da un chirurgo vascolare angiologo. Lo fanno anche i radiologi, per carità, lo fanno anche bene, però i radiologi non dicono vai dal chirurgo vascolare a fare la visita, quindi normalmente il paziente per chiudere il cerchio deve venire da un chirurgo vascolare angiologo che fa l'esame clinico, quindi visita il paziente e nel contempo fa l'esame diagnostico che è strumentale. Quindi il paziente deve andare dall'idraulico a tutti gli effetti. Allora, dottore, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto? Niente, ci ha attaccato. È scappato. Io ricordo sempre ai nostri telespettatori che entrano come se fosse un luogo pubblico, entrano immediatamente all'interno della nostra conversazione e dunque è giusto il tempo di capire, di attendere, insomma, che si finisca un concetto, che si finisca l'interlocuzione e che poi sarà rivolta a voi la domanda. Allora, intanto abbiamo un messaggio? Sì. Per favore, vorrei sapere se è vero che le calze graduali vanno messe prima di mettere giù le gambe dal letto, altrimenti non funzionano visto che il sangue scende in basso. Poi vorrei sapere se in estate fa male portare le calze graduali elastiche. Grazie, dottore. Allora, il fatto di indossare la calza elastica prima di scendere giù dal letto in realtà è un problema che si presenta se uno è portatore di una trombosi venosa profonda. Allora, la trombosi venosa profonda impone l'utilizzo del monocollant che durante la notte si toglie. Allora, nel momento in cui si alza deve indossare questo monocollant, che però è una calza terapeutica e non preventiva. Mentre chi ha le calze elastiche, chi utilizza le calze elastiche preventive, può tranquillamente alzarsi, fare colazione, fare i propri servizi e indossarle prima di andare fuori. È ugualmente efficace. È chiaro che in estate l'ideale sarebbe utilizzare, per chi ha necessità di utilizzare la calza elastica, l'ideale sarebbe proprio utilizzarle in estate, quando c'è questo calore, questa vasodilatazione, quindi è facile che il paziente vada incontro a degli edemi o dei crampi durante la notte o ci si alza con una gamba abbastanza tesa, quindi provata proprio da questa insufficienza venosa. Per cui è importante che la calza elastica preventiva venga indossata anche prima di uscire di casa, prima di cominciare la propria attività. Quindi è un'igiene di vita utilizzare la calza elastica preventiva, anche per prevenire problematiche che possono comparire a distanza di 10-15 anni. Per cui preventivamente si utilizza la calza elastica non necessariamente al mattino prima di mettere giù il piede, ma durante il giorno, durante la propria attività lavorativa. Mentre la calza elastica terapeutica è fondamentale indossarla prima di mettersi in piedi. Allora, dottore, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, chiamo da Savigliano. Da Savigliano. Faccia la domanda al dottore che la sta ascoltando. Io volevo chiedere se il dottore ha degli studi per portare mio papà che ha dei problemi con le vene attualmente. Allora, non ho capito. Si sente bene. Se il dottor Rodio ha degli studi dove portare il padre che ha dei problemi alle vene.
Allora, le dico già, se è d'accordo il dottor Rodio, che lei può contattare, rifare lo stesso numero dopo la trasmissione, quindi dopo le 15.30, e la contatteremo per fornire il numero del dottor Rodio. Comunque, sicuramente sì. Di che problemi si tratta? Mio papà ha 83 anni, è già stato operato, sì. Ma attualmente si sta lamentando del polpaccio nella vena di dietro, non lo so cosa può fare, perché è andato dal dottore di famiglia, ma non di... Dottor Rodio sta ascoltando, ha ascoltato? Allora, il padre della nostra telespettatrice è stato già operato, però adesso lamenta dei problemi, dei dolori al polpaccio, la parte dietro, giusto? Quindi... Dietro, sì. Toccando, non so che cos'ha. Toccando, sente del dolore. Ok, dietro il polpaccio, perché non sento neanche lei, eh? Ah, non sente me nemmeno? Ah. Sì, sento malissimo, sento molto male, allora, vediamo. Come fosse... Gracchiava. Allora facciamo così, signora, intanto per lei, signora, ci ascolti dal televisore e le ricordo che può chiamare la nostra redazione più tardi, al di fuori di questa diretta, insomma, possiamo eventualmente fornirle il numero del dottor Rodio per un consulto insomma extra. Allora, okay. Va bene. Grazie signora, abbia pazienza, intanto noi cerchiamo di capire con il dottor Rodio, che lo vedo, non ci sente. Sento malissimo, proprio sento a spizzichi e bocconi. Allora. Ecco, adesso. Mi senti in questo momento? Proviamo a sentire, forse c'è qualcosa che entra in contatto con il mixer nel momento in cui abbiamo preso la linea, evidentemente c'è stato qualcosa, adesso cercheremo... Così non ci sente, dottor Rodio? Sento male, prima sentivo benissimo, prima della signora, prima che intervenisse la signora. Voi mi sentite bene? Sì. Noi la sentiamo bene. Così sente bene, io continuo adesso a parlare. Adesso sento meglio, sento allora, molto meglio. Adesso. Proviamo, allora, dottor... Però chiedo anche alla regia se abbiamo la telefonata in questo momento. Allora, dottor Rodio, abbiamo una nuova telefonata, proviamo a sentire cosa ci dicono. Pronto? Speriamo bene. Pronto? Mi sente? Buongiorno. No, noi la sentiamo bene, chissà se ci sente il dottore. Faccia pure la domanda. Vediamo. Allora, mi chiamo Giancarla, telefono da Torino. Io parlo sperando di essere sentita. Io ho fatto una visita di chirurgia vascolare. Naturalmente, avendo 80 anni, troppo bene non sto. Volevo sapere, c'è scritto, si consiglia adozione di calza elastica, se ben tollerata la compressione di almeno 12 mm, da indossare al mattino e rimuovere alla sera. La mia domanda è questa, siccome io non riesco tanto a sopportare la calza, con la mutandina, vorrei sapere se io compro queste calze, però non complete, senza la mutandina, è ugualmente efficace? Allora, proverò a tradurre al dottor Rodio. Mi sente, dottore? La calza senza la mutandina, la calza elastica, è ugualmente efficace, perché la nostra telespettatrice non tollera il completo, insomma, calza più mutandina. E quindi gli hanno consigliato un 12 mm ma non le tollera, e allora voleva capire se soltanto una calza elastica può andar bene escludendo la parte della mutandina. Ma io direi, allora, da quello che ho capito, c'è un problema di sopportazione della calza, giusto? I 12 mm mercurio lei non riesce a sopportarla, mi sembra di aver capito. E mi chiede se esistono delle contenzioni minori che siano ugualmente efficaci. O qualcosa che sia altrettanto efficace. Ok, la calza elastica è fondamentale, ripeto, soprattutto in relazione al tipo di disturbo. La calza elastica ideale sarebbe da 10
a 15 mm di mercurio. Ci sono le autoreggenti, ci sono i collan, oppure ci sono i gambaletti. Quello che è importante è acquistare queste calze da una sanitaria, perché loro hanno la scelta anche migliore, con il cotone all'interno, con cotone e seta all'interno, e quindi migliora un po' anche la sopportazione della gamba stessa a livello epidermico. Ovviamente se queste calze comunque sia danno fastidio, quindi lei non riesce a sopportarle per niente, e allora bisogna obbligatoriamente fare sport acquatico, quindi fare acqua gym, che è quello che io normalmente consiglio. L'acqua gym è... Ecco, sì. La signora ha un'età già bella importante, mi pare avesse 80 anni, dunque okay. L'acqua non gym è consigliata, o forse magari per, sai, per una persona un po' più non avanti è un con l'età? Non è un problema, 80 anni non è un limite. Ma magari non ha più voglia di fare acqua gym, che ne... tanto vero, per... non ho voglia io, che... figuriamoci. E allora la signora, se non ha voglia di fare acqua gym, bisogna che indossi le calze obbligatoriamente, oppure deve fare delle belle passeggiate, oppure sa quel, ci sono degli strumenti, dei pedalatori, mentre uno guarda la televisione, che potrebbe essere utile. La signora, se non ha voglia né di fare acqua gym, né di camminare, né di mettere le calze, almeno può pedalare sul posto mentre guarda una trasmissione, che ne so, X, oppure guarda noi, pedalare con questi pedalatori che si applicano alla base della, proprio di fronte alla paziente mentre è seduta in poltrona, per cui sono abbastanza utili. Altrimenti uno dice non voglio fare nulla. Beh, non fare nulla, la situazione ahimè peggiora, e quindi bisogna fare qualcosa. Cammini un pochino, cammini, anche se non riesce a camminare col bastone, cammini col bastone, ma cammini, faccia un po' di passi in modo da stimolare il sistema venoso nella fase di ritorno. Allora, dottor Rodio, non abbiamo avuto modo di sentire dalla nostra telespettatrice, magari è una sportiva incallita, chi lo sa. Però ecco, comunque il camminare, abbiamo capito da tante trasmissioni che abbiamo fatto in tutti questi anni, camminare comunque in qualche modo fa bene. Assolutamente è fondamentale camminare, soprattutto una deambulazione veloce, una deambulazione spedita, decisa, è importante, perché ci sono, ecco, una cosa importante, ci sono due punti fulcro della gamba, che è la pianta del piede e il polpaccio. Se la pianta del piede viene appoggiata bene, il polpaccio si contrae, il punto fulcro del sangue viene spedito in profondità attraverso pianta del piede e contrazione del polpaccio. Quindi camminare ha un senso. Se poi si vuole mettere all'interno della calzatura un plantarino, sai che ci sono quei plantarini tipo Gel Active, che vanno molto soprattutto nello sportivo, ma anche nella persona comune, normale, basta inserirlo nella calzatura e veramente si cammina molto meglio, in modo più spedito. Abbiamo forse ancora un WhatsApp? Sì, mi dicono che c'è un... Chiedo scusa, mi sono dimenticata di chiedere se i gambaletti graduali vanno bene, oppure ci vuole il collan, oppure le autoreggenti. A me lo specialista mi avrebbe detto di mettere i gambaletti, anche perché stringono sotto il ginocchio. Mi scuso ancora, grazie, era in riferimento già al messaggio che c'era apparso prima. Sì, beh, il gambaletto, beh, se non si, l'ideale sarebbe l'autoreggente o il collan. Se uno non sopporta l'autoreggente o il collan, bisogna che metta il gambaletto. Però il gambaletto ha questo limite, questo elastichino alla base del ginocchio, della patella, quindi proprio del movimento, che tende a stringere, a fare laccio. Per cui l'ideale sarebbe autoreggente e collan, per avere un risultato ottimale. Va bene. Allora, dottor Rodio, siamo al termine di questo nostro appuntamento. Allora ringrazio Grazie. Per essere stata... qui Grazie. Con noi, nonostante qualche difficoltà. Problema. Ma adesso la sento bene, perché devo andare via, per questo vede. Adesso la sento bene. Va bene, allora grazie dottor Rodio per essere stato qui con grazie. Noi. Grazie a voi, grazie a voi. Io do la linea alla regia e non cambiate canale, perché continuiamo tra pochissimo.
Thank you.